Allora, anche nel lato robot, e parlo per l'arco robot, parlo anche per arco CTO, quindi anche per il ritorno. Anche nell'arco robot c'è il follow through. Se noi siamo in questa posizione, allineati, quando rilasciamo la freccia, dobbiamo fare un rilascio, che è un fondamentale rilascio, adeguato, quindi un rilascio e il relativo follow-through. Perché il follow-through è importante? È importante per avere questa ripetibilità, perché pensate a chi corre 100 metri. Chi corre 100 metri non può pensare che che a 100 metri finisce la gara, perché se pensa che a 100 metri finisce la gara, è rovinato. Lui deve passare quel traguardo al massimo della velocità, non solo al massimo della velocità, possibilmente passa quel traguardo con una velocità in incremento, perlomeno 100 metri, in incremento. Se lui pensa che lì c'è il traguardo, il suo cervello inconsciamente gli farà diminuire la velocità qualche metro prima. Ecco perché esiste il follow through anche come nel golf, come in tantissimi altri sport. Perché io devo innescare un circolo virtuoso in questa posizione qua. Io non devo pensare che una volta rilasciato il tiro è finito, perché sennò il mio cervello in questo momento penserà ad andare a prendere la freccia per tirare il tiro successivo. E io sono rovinato, perché se nel momento clou del tiro, che per l'appunto dall'ancoraggio al rilascio, dove effettivamente avviene il 100% del tiro, il 99,99% del tiro avviene lì, perché il tiro avviene quando io rilascio la corda spinge la freccia lascia l'arco, tutto si è compiuto. Però io devo innescare un circolo virtuoso, non vizioso. Quindi quando io sono in questa posizione, io devo almeno avere un secondo o due per uno curare, sentire l'allineamento, stabilizzare l'allineamento. A questo punto inconsciamente ho innescato la mia restrittiva, che adesso la vedremo, uno o due secondi, rilascio e rimango ancora uno o due secondi in mira. Sempre, questo è da fare sempre, è strategico. Chi non lo fa dà un vantaggio all'avversario, chi non lo fa non è preciso, punto. Non ci sono dubbi su questo, è matematica, non è lo dici boh, è matematica. 2 più 2 fa 4, quindi bisogna fare anche con il lombo questo genere di fondamentali. Nient'altro che quello che avete imparato al corso. Un qualsiasi istruttore di primo livello, se non avete capito, rifate il corso, rispendete sti 4 soldi per fare 5 lezioni col vostro istruttore, e saranno i soldi più ben spesi della vostra vita per riiniziare col piede giusto. Anche con l'arco scuola, e poi riprendete ad allenarvi con il lombo. Bene, parliamo ancora di arco. Allora, intanto parliamo di arco. Si vedono archi di tutte le fattezze, di tutte, giustamente, tutti i livelli di impugnatura. Ma il grande qui pro quo sul lombo è il cordobò, perché questo non è un arco lungo, questo è 66 pollici, e non è un arco lungo, un arco corto. Allora, la Fitarco dice, quindi la regola tutti noi dobbiamo adoperare, è che in Fitarco non si possono avere archi lombò
più corti di 160 centimetri. I centimetri vengono misurati da qua tutto lungo a corda montata fino qua, quindi tutta questa lunghezza non deve essere sotto i 160 centimetri per gli uomini e 150 centimetri per donne e giovani, quindi andatenti. Ma è enormemente meglio, e non lo dico io, lo dice Ordine addirittura, chiamiamo in causa il più grande conoscitore di Lombardo del secolo scorso, che il lombò migliore è 68 pollici, quindi il lombò migliore è se non addirittura 70 pollici, per forti allunghi, per allunghi intorno ai 30 pollici. Quindi esattamente cosa dice la regola degli archi, non è stata inventata per gli archi ricurvi o gli archi olimpici per un motivo snob. Dietro ci sono dei motivi ben importanti. Quindi io vi consiglio, il consiglio che vi posso dare è chi comincia con un arco lombo lo compri tranquillamente a 68 pollici. È il miglior modo per essere precisi e avere una buona ergonomia. Quindi diciamo che 68 pollici è la misura ideale. E che un lombo. Il ricurvo può essere anche meno, ma per l'arco ricurvo io non andrei mai sotto i 66 pollici. Sotto andiamo in strumenti veramente da caccia, in cui pochissime persone si possono permettere, a mio parere, poche persone si possono permettere di utilizzarlo al meglio. Per noi che dobbiamo fare delle gare, che dobbiamo fare uno sport, anche l'arco ricurvo deve essere manipolabile con un po' di sale in zucca, quindi avere uno strumento che sia facile da operare, non guardare chi va a caccia, chi va... non è il nostro campo, no? Il nostro campo è fare 3D, ci sono questi strumenti per farlo e noi dobbiamo acquistarli per poterli utilizzare. Che potenza adoperare nell'arco? Che potenza? Ecco, la domanda che viene sempre rivolta è che potenza adoperare per l'arco? Allora, la potenza adoperare per l'arco ce n'è una sola, non è né troppo né troppo poca. La potenza utilizzabile per un arco, un bow, ricurvo o qualsivoglia arco, ma soprattutto boa e ricurvo, è il 50% della forza massimale. Quindi se io prendo un dinamometro o una catena e tiro più forte che posso, leggo la misura che mi dà il dinamometro, faccio il 50% e quello sarà l'arco che io dovrò comprare. È l'arco che mi permetterà di avere il miglior rapporto peso gestione, quindi sarò in grado di gestirlo al meglio, perché poi alla fine come riesco a utilizzare l'arco in modo biomeccanicamente efficace, biomeccanicamente efficiente, biomeccanicamente economico, se non ho la sensibilità data dalla fatica a mantenere gli allenamenti, a mantenere i contatti, a mantenere i fondamentali. È impossibile. È impossibile. Rientriamo di nuovo in quel metodo dei 100 kg. Perché poi non è che vado a fare in palestra pesi per sviluppare certi muscoli per poi utilizzare l'acqua. Non lo faccio. Continuo a non arrivare all'ancoraggio. È troppo e lo lascerò andare prima. Perché non riuscirò ad arrivare all'ancoraggio, vuol dire essere in una posizione che sono tutto stop, quindi io lascerò, questo andrà dappertutto, sarà caotico, il volo della freccia sarà caotico,
sia Ovrone di quelle giuste, mi metterò nella giusta posizione, con la giusta postura, e potrò tirare e fare dei tiri ripetibili. E non essere, come vedo in molti posti, un orologio rotto. Perché un orologio rotto? Perché un orologio rotto fa l'ora esatta durante il giorno. E è inammissibile che io vedo esultare perché un tiro su 12 va nel centro. Se un tiro su 12 va nel centro, sono un orologio rotto. E di un orologio rotto non se ne fa niente nessuno. Perché io dovrei guardare l'ora solamente quando c'è l'ora esatta, e allora non mi serve. Io devo sapere l'ora quando ne ho bisogno io. E allora io devo fare centro quando lo decido io, non quando capita. È la realtà, è la triste. E quindi bisogna lavorare con l'allenamento, con le giuste posture, biomeccanicamente corrette, ed ottenere i giusti risultati. Una cosa anche interessante è quella del setup. Come mettere a punto l'arco? Come metterlo a punto? Allora, intanto non è che c'è molte regolazioni. L'arco lombo è un pezzo unico, quindi il tiller è già stato preimpostato dal costruttore, quindi le potenze del flettente superiore e inferiore sono già state testate, spero, con gli strumenti appropriati, e quindi ci sarà un tiller appropriato. Diciamo che tiller con tre dita sopra, alla Mediterranea, quindi se con presa Mediterranea o presa tre dita sopra, cambia pochissimo. È irrilevante perché io posso comunque sempre agire sul punto di incocco, quindi variando il punto di incocco vario comunque il punto di trazione, e quindi è irrilevante avere un arco fatto apposta per tre dita sotto o fatto apposta per l'infradito. Non c'è nessuna ragione al mondo. È un perfezionismo, siamo d'accordo, ma per un arciere medio e anche medio alto è assolutamente rilevante. Quindi per la messa a punto dell'arco dove possiamo agire? Beh, possiamo agire intanto sul center shot, se non è giusto, quindi sull'appoggio della freccia, sulla finestra dell'arco, che potrebbe, può essere più o meno spostata. Questa è una finestra bellissima, quest'arco è fatto benissimo. La freccia deve puntare per arcieri destri leggermente a sinistra, ok? Per fare il paradosso dell'arciere. La freccia quando parte ruota intorno all'arco, in modo tale che quando esce la cocca si trova in questa posizione. Se la freccia è ben studiata e acquistata bene, la freccia esce in questa posizione qua e poi non abbiamo un bottone di pressione per regolare la flessibilità, quindi per regolare i nodi e renderli perpendicolari al bersaglio, non ce l'abbiamo. Possiamo però eventualmente utilizzare il brace, quindi dare più o meno giro alla corda per fare in modo che la spinta della corda sulla freccia sia per più o meno tempo, e questo ci permette di variare qualcosetta. Ma la cosa che viene più, che conta di più senz'altro, è trovare il giusto punto di incocco. Il giusto punto, un 64esimo di pollice veramente può fare la differenza nella messa a punto. Ancora una cosa sulla messa a punto. La messa a punto, specialmente di questi archi qua, ha un senso solamente se sappiamo tirare bene. Ha un senso solamente se a 15 metri le nostre 6 frecce sono in un diametro di 20 cm. Se no, non può avere un senso, perché io come faccio a mettere a punto un arco
se non so qual è la freccia giusta? Come faccio a mettere a punto un arco se le mie frecce hanno una rosata enorme a 15 metri? Non potrò metterlo a punto, perché non so quando è il momento di capire qual è la freccia giusta e quella sbagliata. Quindi prima di tutto io dovrò avere una rosata accettata, dopodiché potrò fare in modo di mettere a punto l'arco. Non lo posso fare prima. La messa a punto dell'arco è molto semplice. Si possono tirare anche tre impennate, tre spennate, esattamente come gli altri archi. Però potrebbero diventare inconcludenti, perché ripeto, tirare con l'arco lombo è molto più difficile, quindi è molto meglio cominciare a fare la messa a punto dell'arco tirando 5 metri sul bersaglio. Quindi se la cocca sarà spostata verso sinistra, se la cocca sarà spostata verso destra, se la cocca sarà spostata verso l'alto o se la cocca sarà spostata verso basso. Okay? E così, in questo modo, cominceremo a mettere a punto appunto l'incocco e cominceremo a capire se abbiamo una freccia rigida o una freccia morbida. Per quanto riguarda le frecce, io non vi consiglio di farvele, ma di comprarle già fatte. E di comprarle buone, esattamente come tutti gli altri archi, anche l'arco lombo ha bisogno di avere delle frecce buone. Le frecce buone vuol dire che siano state fatte a regola d'arte, uno, che siano state testate a regola d'arte, due, e che siano fatte apposta per il vostro modo di tirare e per le libre, per la potenza effettiva del vostro arco. Quindi ci sono tutti questi fattori. Se voi mettete anche a farvi voi le frecce, complichiamo solo le cose, perché sappiate che una freccia di legno ha quattro spine diversi, quattro possibilità di spine diversi. Se guardate una freccia di legno, vedete che è lamellare il legno, no? Quindi non è un pezzo solo, ha delle striature che sono le lamelle del legno. Allora, le lamelle possono andare in questa posizione o in questa posizione, ok? E quindi abbiamo già capito già benissimo che se sono in questa posizione sono molto più rigide che in questa posizione qua. Se io metto insieme però quattro pezzi di legno, è molto più facile portarli in questa posizione che non nella posizione contraria. E lo stesso vale per le frecce. Quindi quando noi testiamo, proviamo le frecce, le dobbiamo provare sempre nella stessa posizione, normalmente nella posizione di origine. Attenzione però, non ci sono solo queste due posizioni, la posizione col legno in questo senso o in questo senso, ma c'è la posizione anche contraria, e cioè come è nato quest'albero da cui è stato preso il legno, questo ramo. C'è una posizione di crescita e una posizione di partenza. Quindi da come è stato messo l'arco, come è stato messo il legno, come è stato tagliato, cambia la rigidità. Quindi io devo la venatura del legno. Quindi la venatura del legno può essere in questa posizione, che è quella giusta. Quindi sull'arco dovrò mettere la penna indice sulla venatura, in questo senso, per avere la parte più rigida, e quindi le dovrò testare tutte così, e non al contrario, perché avrò le frecce molto più morbide che così sono molto più rigide. Ma non solo queste due posizioni morbide e rigide, ma ce l'ho anche al contrario, non le posso girare al contrario. Cambia la rigidità sia della venatura orizzontale che verticale, perché il legno è sempre completamente diverso da tipo a tipo e soprattutto come è cresciuto, è una cosa viva.
Quindi tante cose che sfuggono al nostro sapere, al nostro controllo, che alla fine sono veramente importanti. Seconda cosa, compratele le migliori frecce che potete spendere. La freccia è veramente la cosa più importante, specialmente per un uomo. Una volta che avete acquisito la nuova tecnica, dovete spendere dei soldi anche per le frecce di legno. E se le comprate già fatte ancora meglio, sono state pesate, sono tutte dello stesso peso, sono state impennate tutte nello stesso senso di stagno. Poi mettete la vostra punta, poi eventualmente potete provare ad accorciarla leggermente, no? Uno può tenerla anche un pochettino più lunga del normale e poi provare ad accorciarla finché non la vede volare bene. Lì entra un po' in gioco un setup un pochino più complesso che non è questa sede che possiamo vedere. E per il momento, diciamo, per quanto riguarda nient'altro, per quanto riguarda ora, una piccola pausa, poi parliamo della mira, di come si faceva.